La cantina Morgandal Vinitaly di Verona, ecco qual è la vostra offerta enologica? Offerta enologica è il vitigno classico siciliano, cioè Nero d'Avola in purezza, che proponiamo in diverse maniere, in diverse sfaccettature. La novità di quest'anno è anche un vino bianco ottenuto dalla vinificazione in bianco delle uve Nero d'Avola. È una vera novità, diciamo un azzardo quasi enologico, ma vedremo adesso che risultati darà, che già le premesse sono molto buone, diciamo. E poi continuiamo sempre con la nostra classica linea di Nero d'Avola vinificato in maniera tradizionale. La vostra punta di diamante è il Don Antonio. Ecco, cosa troviamo in questa bottiglia? Don Antonio è il nostro vino più importante, la massima espressione di quello che è il Nero d'Avola in Sicilia. Un vino molto potente, strutturato, che dà la sensazione proprio di trovarsi in Sicilia quando uno degusta questo vino. Si distingue soprattutto per la sua eleganza, nonostante la sua potenza, la sua alcolicità, ma è un vino molto elegante che non fa pesare questa sua struttura e che invita, diciamo, a bere. Sta per arrivare la DOC Sicilia, ecco, la Candida Morgante come si muoverà in questo senso? DOC Sicilia è questa novità prossima, imminente, ci muoveremo adeguandoci anche noi alla DOC Sicilia. Sicuramente sarà un aggravio di burocrazia, di adempimenti, però spero che dia un tocco di immagine in più a quello che è il mercato del vino siciliano. Quanto è importante per le aziende vitivinicole partecipare al Vinitaly? Partecipare al Vinitaly per le aziende vitivinicole è molto importante, è una vetrina di immagine, di sicuro effetto, è la manifestazione per il vino più importante, diciamo, a livello mondiale, anche perché l'Italia è un grossissimo paese produttore di vino, è un luogo di scambio, di conoscenza ed è, secondo me, importante e opportuno esserci. Però non sperare di fare affare al Vinitaly come molte aziende credono, perché si parte già con il piede sbagliato.